arrabbiate. Buongiorno a tutti voi, e questa mattina vi siete riuniti qui in questa piazzetta per dare il via a questo evento straordinario. Un benvenuto soprattutto agli escursionisti che con la loro visione hanno reso possibile la realizzazione dell'evento e che si accingono a intraprendere il percorso in mondo avanti presso i sentieri che sono stati stabiliti dagli organizzatori, a cui tutti sono invitati ad unirsi, ovviamente ognuno tenendo conto delle proprie capacità fisiche. Come è noto, questa non è una gara agonistica, per cui coloro che hanno aderito sono motivati esclusivamente della passione per questo sport, quindi dallo spirito di avventura, ma anche di quel bisogno di ritrovare un po' quelle vecchie abitudini della vita sana che oggigiorno purtroppo la sedentarietà, la nostra comunità ci ha fatto un pochino perdere di vista. Quindi una scoperta di quel tempo perduto che oggi vogliamo rivivere tutti insieme, a cominciare dal percorso in mezzo alla natura, in cui avremo modo di ammirare, di apprezzare questi luoghi che sono un pochino sconosciuti anche noi, forse siamo del posto, e poi anche ai cibi, ai prodotti rigorosamente tradizionali che offre il nostro territorio. Io vi do dunque di nuovo il benvenuto e una buona giornata in cui inizio il percorso. La giornata, come vedete, delle più calde non potrebbe essere diversamente, ma credo, sono sicura che questo non influirà sulle capacità fisiche dei nostri professionisti, né smosserà il loro entusiasmo per chi piccola difficoltà che potranno incontrare durante il percorso. Quindi ancora a tutti una buona giornata, prima di passare la parola al sindaco per i saluti istituzionali, io proporrei un applauso di incoraggiamento e anche per ringraziare io credo che abbia già detto in maniera splendida e magnifica la nostra scrittrice De Parola quando ha presentato il nostro paese dicendo che Malvito ha questa grande potenzialità dal punto di vista ambientale, che è uno sbiglio, un luogo, uno dei luoghi più belli che abbiamo in Calabria e che oggi, grazie anche alla determinazione di Marisa Callisti, presidente di Paese Gianto, avremo modo di conoscere meglio attraverso questo variegato corteo di biciclette. Io che cosa posso aggiungere? Innanzitutto il ringraziamento da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione che ha dato la più ampia disponibilità e ha dato il patrocinio a questa iniziativa, perché tutte le iniziative che si fanno a Malvito, che hanno il senso e il motivo di valorizzare questo piccolo centro, trovano da parte nostra la piena disponibilità. E dire grazie veramente di cuore a questo bel nutrito di ciclisti che oggi ci faranno rivivere attraverso l'emozione della bicicletta un momento, una giornata magica e favolosa all'interno delle nostre splendide montagne, nei nostri luoghi. Io ringrazio poi i membri dell'associazione Paesteggiata attraverso questo presidente Marisa Callisto, ma anche il CAI Alpino, i membri della sezione di Cosenza e quello di Amandea, poi il vicepresidente, poi ci sono tantissime altre associazioni, c'è anche l'arcidiacono che qui rappresenta. Sono associazioni varie, adesso qui non l'ho segnato, però vi ringrazio a tutti quanti per la vostra gradita partecipazione a questa iniziativa. È solo una delle prime di una lunga serie che faremo qui a Malvito, perché abbiamo scoperto questi luoghi e quindi intendiamo attraverso queste iniziative poi farne altre, e quindi ci sono tante altre bellissime cose che poi magari dirà Marisa. Io vi ringrazio di cuore e poi avrò modo di consegnare alle varie associazioni un attestato di partecipazione per questa giornata e stare un momento insieme conviviale sotto lì a Poggio. Grazie di nuovo e buon divertimento a tutti. Rinnovo il mio benvenuto a tutti voi. Io però qui voglio Maurizio Parone, lo voglio qui, Maurizio, perché se
stamattina siamo qui, lo dobbiamo anche a Maurizio, perché Maurizio è il mio collega, ci siamo trovati, ci siamo riconosciuti tra di noi, no? Rispetto agli obiettivi che perseguiamo, noi come paesaggio, lui come l'associazione Onda d'Urto che CAI la terza di Amantea, per cui abbiamo deciso di giocarci oggi in questa giornate, dare l'opportunità di conoscere un territorio che, come diceva Ina, non conosciamo nemmeno noi. Io l'ho scoperto andando a fare il sopralluogo, per cui sono rimasta estasiata e dire poco. Per cui noi abbiamo davvero delle cose bellissime, dobbiamo imparare a conoscere, dobbiamo imparare però a superare la pigrizia, perché la pigrizia è sicuramente un elemento negativo che ci porta a vivere comunque una condizione di stagnazione, di immobilità. Io mi fermo qui, non dico altro, voglio ringraziare in modo particolare, comincio dai cittadini di Malvito, sindaco, perché i cittadini di Malvito mi hanno aiutato a gestire il buspetto, che voi vedete è opera di alcuni di loro, mi hanno supportato anche logisticamente. Tra questi abbiamo anche Angelo, abbiamo Luca Orecchia, che non so dove sia, che ci dà il supporto sul fuoristrada. Ringrazio il mio medico, Natale Di Parodi, che ci seguirà in questo percorso, sperando di non averne bisogno. E niente, ringrazio tutti, insomma, il sindaco per ultimo, ma non per questo meno importante, l'amministrazione, perché ha creduto in questo progetto, sta credendo in quello che è il progetto di paesaggiando. Per cui oggi speriamo di essere sempre più numerosi per il futuro. E niente, volevo un attimino dire soltanto una cosa prima di passare la parola a Claudio. Francesco Spinelli, Francesco Spinelli sarà il vostro, chiamiamo, referente per salire su in paese, per cui noi vi aspetteremo qui con i costi. Per cui seguite lui, insomma, vi darà indicazioni. Passo un attimo la parola a Claudio. Un solo ringraziamento che credo sia obbligatorio farlo, perché la loro presenza è importante, le guardie ambientali di Sant'Agata che garantiranno il loro servizio all'ordine qui a questa manifestazione. Grazie ancora. Grazie. Un grazie particolarissimo a Claudio, perché Claudio si è giocato completamente in questa avventura. Un benvenuto anche da parte mia, io vi parlerò un po' delle caratteristiche tecniche del percorso, una partenza che si fa dal castello, si attraversa appunto il centro storico, questo piccolo borgo di Malvito, salendo si farà un po' di riscaldamento, poi scenderemo, gireremo per il fiume Criste per l'area picnic, e saliremo per la montagna, gireremo per una zona chiamata Area Finocchio, poi andremo a Valitere dove ci sarà la prima sosta, un punto d'acqua dove potersi riempire le borracce e poter mangiare una fetta d'anguria. Poi di lì si salirà ancora, si salirà, non è più sterrato, è asfaltato, quindi arriveremo in zona Piorata dove lì ci sarà un'altra piccola sosta per poter riempire le borracce, e di lì poi ci trasferiremo in zona Rosa a visitare la cantina facente dove potremmo degustare dei salumi, formaggi offerti dal nostro produttore e un piccolo stand offerto dal comune di Malvito. Di lì poi proseguiremo per il fiume Occido dove lo andremo ad attraversare per un po' che potremmo bagnarci con le acque fresche dell'Occido, poi andremo al lago dell'Esaro, sono posti bellissimi, spettacolari, anche se ci sono punti estremi, anche se il percorso non è stato valutato a livello alto, a livello medio, però avremo dei punti estremi e io vi pregherei questi punti di scendere dalle biciclette e di farle a piedi, in modo che questa bellissima giornata, oggi partendo così, sia bella per tutta la giornata fino a stasera, in modo che stasera potremmo ritrovarci qui in piazza ad essere soddisfatti della bella giornata passata. Quindi vi pregherei in questi punti estremi, che sono quattro, addirittura di scendere dalle biciclette, di farle a piedi, perché sono delle discese, un po' pericoloso, e la discesa non è la salita, perché in salita si andrà piano. Poi arrivato al lago,
all'angolo costeggeremo tutta la riva ovest del lago e entreremo nella zona contraria di Malvito Pongiuri, visiteremo gli scavi archeologici e poi ci fermeremo al ristorante per dell'estero per il pranzo. Poi dopo pranzo si salirà, faremo tutta la provinciale e ritorneremo più in piazza. Sarà una giornata bellissima, spero, e piena di emozioni, cioè faremo molte fermate, saranno circa 40 km, non saranno 40 km di corso, ma saranno esclusivamente piccole tappe dove sarà una giornata tranquilla.